Il ministro dei trasporti ha annunciato che il decreto permetterà alle autoscuole di riprendere l'attività didattica già a partire da domani, mercoledì 20 maggio. Anche gli esami per il conseguimento della patente da parte della motorizzazione riprenderanno a partire da domani. È una notizia che aspettavano con ansia i titolari di migliaia di autoscuole, ma soprattutto i candidati in attesa di sostenere gli esami. Soddisfatto della notizia che finalmente alle autoscuole potranno riaprire anche il consigliere comunale di Salerno Nico Mazzeo. Ieri una delegazione UNASCA, l'associazione che rappresenta i titolari di scuole guida, ha avuto in Regione Campania un colloquio con il presidente della Commissione regionale trasporti Luca Cascone e i responsabili dell'unità di crisi regionale. Chiarite le linee guida per svolgere da domani le attività chiuse dal 9 marzo. Tra le novità principali, oltre alle lezioni a distanza, lezioni singole in auto, sanificazioni continue, misurazione della temperatura corporea. Quello che cambia completamente è la modalità degli esami di guida. Infatti è previsto che una parte dell'esame debba essere svolta dal candidato da solo a bordo del veicolo senza istruttore ed esaminatore. Ieri pomeriggio con l'associazione UNASCA siamo stati ricevuti in Regione Campania dall'onorevole Luca Cascone, che presiedeva la riunione, e dall'unità di crisi dell'ente per stilare le linee guida per la riapertura delle autoscuole. Un ringraziamento va per l'associazione al segretario provinciale David Nola, al segretario regionale Alfredo Boenzi, al segretario nazionale Antonio D'Altri, e ringraziamo fortemente anche l'onorevole Piero De Luca, che da quando lo abbiamo sollecitato per questa nostra grande difficoltà ha saputo subito mettere in campo una serie di azioni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per cercare di accelerare la riapertura delle motorizzazioni prevista per giorno 20 e far ritornare a svolgere la propria attività a noi titolari di autoscuola. Questo è stato anche l'accelerazione che abbiamo avuto ieri nella nostra riunione. Le linee guida sono state chiarite, uscirà a breve un documento che ci permetterà di dare di nuovo supporto ai giovani del nostro territorio e ai tanti utenti che hanno bisogno di conseguire la patente anche per quelle che sono le prospettive lavorative future.